Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Torniamo a parlare di Comune di Palermo e torniamo con un'altra trasmissione della serie Palermo verso il suo futuro. Lo facciamo con una graditissima ospite che abbiamo tentato di avere molte volte, ma è troppo impegnata per riuscirci, che è il vice sindaco Carolina Varchi. Ti ringrazio per essere qui con noi. Buonasera, Grazie a Carolina. voi per l'invito. Accanto a me, come sempre, quando parliamo di Comune di Palermo, c'è il collega Pietro Minardi che segue appunto le vicende del Comune di Palermo. Buonasera Pietro, grazie ancora a te per essere qui con noi anche in questa occasione. Buonasera direttore e benvenuto al vice sindaco. E allora, subito entriamo negli argomenti. Chiaramente in questi giorni si è parlato moltissimo del piano di rientro che finalmente da qualche giorno in realtà è realtà, lo possiamo dire, ed è stato un lavoro importante, lungo, complesso, portato avanti proprio dal vice sindaco Carolina Varchi. Non è stato un lavoro semplice, però il risultato si è ottenuto. No, direi che non è stato affatto un lavoro semplice ed è anche per me complesso renderlo immediatamente comprensibile ai palermitani, però vi ringrazio per questa occasione che mi date perché proverò a farmi capire. Il piano Il meno di tecnico possibile, perché poi lo diciamo, ci Esatto. prendiamo tutti un po' in giro quando ci conosciamo. L'unico vero difetto di Carolina Varchi è che è un po' troppo tecnica quando spiega le cose. E allora cercherò di renderle quanto più semplici possibile. Il Comune di Palermo aveva, al momento in cui noi ci siamo insediati, una condizione di squilibrio, quindi era un comune in crisi economica. Con questo piano di riequilibrio noi ci siamo impegnati attraverso una serie di misure, una serie di azioni a risanare la situazione dei conti del comune. La prima buona notizia è che secondo i calcoli fatti con i parametri, no, che ci vengono dati dai ministeri, questo piano di riequilibrio invece che 20 anni, come era previsto prima, potrà durare 10 anni. Quindi l'orizzonte temporale per risanare il comune di Palermo è di 10 anni. Dimezziamo la sofferenza, allora. Dimezziamo la sofferenza, dimezziamo ovviamente il sacrificio. Questo piano di riequilibrio ha due grandi pilastri. Da un lato le maggiori entrate, quindi aumentare la capacità di riscossione, potenziare la lotta all'evasione, fare in modo che tutti paghino i tributi affinché tutti possiamo pagare di E io qua meno. mi permetto di interrompere un attimo, questa però è un auspicio, non è una cosa semplice. Questa non è una cosa semplice, ma non è neanche soltanto un auspicio, perché grazie alle trattative che tra l'altro ho condotto personalmente con Roma, noi abbiamo già cominciato a potenziare il nostro ufficio tributi con l'assunzione di 10 funzionari che sono già in servizio e altrettanti ne arriveranno l'anno prossimo. Quindi l'ufficio tributi ha cominciato a incrementare il proprio lavoro e infatti anche quegli strumenti che noi abbiamo posto in essere per andare incontro al cittadino che vuole regolarizzare la propria posizione, come la definizione agevolata, stanno registrando un'adesione molto significativa da parte dei palermitani. Questo significa che quel patto fiscale tra l'ente e il cittadino è destinato a consolidarsi durante la nostra amministrazione e a dare frutti. Poi, agli altri punti. L'altro grande pilastro è quello delle società partecipate. Le società partecipate sono sostanzialmente quel braccio operativo attraverso cui il Comune di Palermo eroga i servizi. Amat, RAP, RAP, Gli facciamo degli esempi. autobus, la spazzatura, l'acqua, queste sono le società partecipate. E però purtroppo nel passato l'impressione che si è avuta è che il comune, pur essendo il proprietario di queste società, non riuscisse effettivamente a esercitare il controllo. Per questo motivo noi abbiamo istituito un ufficio per il controllo analogo che prima non c'era e abbiamo cominciato a porre in essere una serie di attività. Per fare che cosa? Per fare in modo che queste società partecipate smettano di essere dei carrozzoni buoni soltanto ad erogare stipendi e comincino ad essere delle aziende realmente funzionanti per erogare servizi al cittadino. Questo è il nostro obiettivo. Faccio un esempio su tutti. In questi giorni avrete certamente notato che ci sono molti più autobus dell'AMAT in circolazione. Questo è possibile perché grazie alla transazione che abbiamo firmato proprio qualche giorno fa per risolvere una volta e per tutte il contenzioso tributario e grazie a una serie di manovre economiche, AMAT ha potuto assumere degli autisti concludendo vecchi concorsi e quindi facendo girare gli autobus. Banalmente c'erano autobus che rimanevano in garage perché non c'erano abbastanza autisti per guidarli. Questo significa più corse coperte, più possibilità per i cittadini di arrivare alla fermata e veder passare subito il proprio Un altro autobus. grande tema, sempre Poi legato al piano aggiungo di un piccolo rientro. passaggio sugli autobus. Sì. Abbiamo messo anche dei controllori con la possibilità di acquistare a bordo il biglietto.
questa non è una cosa secondaria. Devo dire che abbiamo quintuplicato lo sbigliettamento. Questo però significa che c'è un problema culturale. E qua, diciamo, come avrebbero detto Ficarra e Picone, il biglietto si paga. Anche se non sempre, bisogna anche trovarlo, quindi averlo a bordo non adesso è una si cosa può fare a bordo, esatto. Con un leggero sovrappreso. Un altro dei grandi temi è quello molto sentito dal Palpitano, è quello delle tasse. Insomma, queste tasse aumenteranno o no per effetto di allora, questo? Subito forse no, ma negli anni questo sì. lo dico chiaramente. Allora, le tasse sono di due tipi. Una è una previsione, che è la famosa addizionale IRPEF, che è una previsione sul decennio, e un'altra è la TARI, quella dell'immondizia, per capirci subito, che si delibera ogni anno. L'ultima delibera TARI è andata in diminuzione di 10 milioni, quindi 10 milioni in meno prelevati dalle tasche dei cittadini. Che significa 10-12 euro meno ciascuno? A seconda delle fasce, sì. Mentre quella, l'addizionale IRPEF, che è sul decennio, quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato degli aumenti che erano oggettivamente totalmente spropositati. Finora siamo riusciti ad intervenire sul disavanzo grazie anche a un contributo straordinario che il Governo nazionale ha erogato al Comune di 40 milioni di euro, e quindi abbiamo ridotto quell'aumento dell'addizionale di 151 milioni di euro, con l'impegno, devo dire già abbastanza conclamato nei fatti, di spostare ogni centesimo che avremo di disavanzo a diminuire quella addizionale. Quindi finora abbiamo totalmente sterilizzato gli aumenti nel 2022, quasi del tutto nel 2023, ma diciamo, siamo convinti di poterlo fare anche per il futuro. Bene, la parola a Pietro, perché evidentemente finora sono stato io a raffica, ma... Vabbè, è chiaro, il piano di riequilibrio è sicuramente uno dei temi più sentiti della politica palermitana. Il vice sindaco ha nominato due pilastri poco fa, società partecipate e tasse. Ovviamente ce n'è un terzo in realtà nel piano di riequilibrio, che è quello del personale, che è stato, diciamo, l'oggetto del dibattimento a livello politico. C'è questo piano delle stabilizzazioni, assunzioni a partire dal 2026. Le partecipate sono legate al tema del controllo analogo. Senza personale, senza nuove assunzioni, è possibile mettere in pratica questo controllo analogo in quello che è stato definito processo di accompagnamento durante, diciamo, la seduta di consiglio? E allora, sul personale, la Giunta ha già deliberato proprio qualche giorno fa la prima misura attuativa del piano di riequilibrio, e non a caso è proprio la misura sul personale. Vorrei però anche dire che gli uffici comunali sguarniti di personale non possono lavorare, quindi quello del rimpinguare le risorse che vanno in pensione è un obiettivo principale. Non è un caso infatti che noi abbiamo già portato tutti i part-time, perché il Comune di Palermo ha il famoso problema dei part-time, li abbiamo portati tutti a 30 ore, quindi già questo lo abbiamo fatto, e confidiamo nei prossimi anni di aumentare tutte le categorie e di procedere addirittura alle assunzioni. Già abbiamo cominciato con le assunzioni a tempo determinato, come è noto, con i fondi del REACT e con, per esempio, l'accordo con lo Stato che ho firmato io, perché è una mia delibera. Abbiamo cominciato con le assunzioni dei funzionari, come quelli dei tributi che citavo prima, ma confidiamo di farlo anche in futuro. Questo perché? Perché per anni il Comune ha avuto un turnover bloccato. È evidente che personale giovane, motivato, entusiasta certamente va formato, ma sono convinta che una volta formato, per un fatto fisiologico, possa rendere molto di più del personale che è ovviamente sovraccaricato di lavoro e soprattutto prossimo alla pensione. Peraltro il personale giovane dovrebbe avere anche maggiore attitudine all'informatica, a tutto quel mondo che oggi è fondamentale nella pubblica amministrazione, sul quale ancora Palermo è un pelino indietro. Palermo è un pelino indietro, però grazie anche al partner tecnologico che è la SISPI, una delle nostre partecipate, il Comune di Palermo si sta apprestando a gestire, insomma, importanti finanziamenti che abbiamo ottenuto dal Governo nazionale a valere su fondi extracomunali. Quindi quella dell'innovazione, la digitalizzazione soprattutto, è una delle grandi sfide, perché è chiaro che più servizi vengono erogati online, meno necessità avrà il cittadino di recarsi presso lo sportello. Finora il problema più grande noi l'abbiamo vissuto con l'ufficio tributi, e fra poco sarà
barata la nuova app che sarà molto più funzionale del portale del comune. Speriamo che siano funzionali anche altre app, perché nei giorni scorsi abbiamo scritto molto anche di un'app che dovrebbe geolocalizzare gli Quella autobus chiama. che continua a non funzionare, ma chiaramente non è tema di questa trasmissione. Questa era soltanto una cosa che mi è venuta in mente. Però Pietro poco fa parlava anche di assunzioni e mi viene in mente che, per esempio, proprio Pietro ha scritto nei giorni scorsi della bozza del piano aziendale di Industriale. RAP, piano industriale di RAP, e ci sono previste diverse assunzioni. Sicuramente Carolina Varchi, anche avendo il controllo analogo, ha letto. Cosa pensa di questa bozza? Allora, tutte le società partecipate sono state chiamate da questa amministrazione a fare dei piani industriali all'altezza di una grande città come Palermo. Quella dei rifiuti, secondo me, è una sfida molto importante, perché in tutto il mondo i rifiuti sono una risorsa. Non si capisce com'è che a Palermo costituiscano un problema a tratti apparentemente irrisolvibile. Devo dire che noi riponiamo grande fiducia nella nuova governance di RAP. Siamo intervenuti risolvendo la famosa questione della transazione per la gestione dell'impianto di Bellolampo. Questo piano industriale è molto ambizioso, ma io sono convinta che si possa realizzare. Quindi, salvo qualche, diciamo, aggiustamento che poi noi concorderemo con la società, questo piano industriale va nella direzione giusta. Qual è la direzione giusta? Potenziamento del servizio di raccolta, potenziamento della raccolta differenziata, potenziamento e anzi apertura di nuovi CCR, e noi stiamo pensando anche a incentivi di natura economica, ossia aiuti il comune, aiuti la società partecipata a differenziare correttamente, ad esempio, la plastica, ne ricevi una utilità di natura economica. Quindi Adesso fai i dobbiamo famosi capire sconti di Taranto. tecnicamente come fare, ma potrebbe essere anche uno sconto sulla Tari. Pietro. Praticamente stiamo parlando dei famosi scomputitari, sostanzialmente, mi pare di Sì, ci sono capire. altre soluzioni perché altri comuni più piccoli di Palermo hanno Sì, utilizzato diciamo. vari sistemi anche. Quindi i sistemi sono diversi, però chiaramente il concetto è che dobbiamo anche incentivare, cioè, se il palermitano continua a pensare, devo dire, io ho molti cittadini che incontro giorno dopo giorno, mi dicono sì, no, poi ci chiede di differenziare, ma tanto poi finisce tutta a Bellolampo, che è Ah, una come dobbiamo frase che smettere? io non riesco più a tollerare. Noi abbiamo il dovere di dimostrare che non è vero, che la raccolta differenziata funziona, ma ovviamente non mi nascondo dietro un dito. Il cittadino è incentivato a partecipare alla raccolta, intanto se il comune dimostra che le attività illecite di conferimento dei rifiuti vengono sanzionate in Sanzionate, come no. maniera incisiva, e poi soprattutto se il comune dimostra di poter offrire un servizio. Quindi in quest'ottica credo che qualche premialità di natura economica non sia da considerare come uno scandalo, ecco. La domanda veloce è sempre sul RAP, diciamo, giudizio mi sembra abbastanza positivo quello del vice sindaco, quindi sostanzialmente si darà il via libera a queste benedette assunzioni degli autisti e degli operatori ecologici attualmente previste. Tutte le società partecipate dovranno conoscere un momento di espansione del proprio personale, perché col turnover è bloccato per molti anni, come dicevo anche prima, riguardava Amat, ma potrebbe riguardare anche Sispi, potrebbe riguardare, anzi certamente riguarda la RAP. Si è avuto un problema di proprio gestione materiale del servizio, quindi è altamente probabile che tutte le società partecipate debbano fare delle assunzioni. Il tema è a cosa servono queste assunzioni. Quindi io non trovo, ecco, come dire, scandaloso che una società partecipata voglia fare assunzioni, ma è chiaro che ci deve essere un disegno preciso, un piano industriale che abbia dei confini chiari per capire quali sono gli obiettivi che si danno a questi nuovi dipendenti, perché quello che noi dobbiamo evitare ovviamente sono i carrozzoni. I passaggi successivi chiaramente sono il bilancio di previsione, del quale già stiamo parlando in buona sostanza, e Bilancio poi il di consolidato. previsione, io lo dico anche con, devo dire, con una punta di soddisfazione, perché l'ufficio della Ragioneria Generale, che è l'ufficio di mia diretta collaborazione, pur in una carenza clamorosa di personale, mi ha consentito di recuperare tutto il ritardo nelle scritture contabili. Io lo ripeto sempre: quando mi sono insediata, il Comune di Palermo non aveva un bilancio. Quando io mi sono insediata, noi da 2 anni andavamo in anticipazione di tesoreria.
utilizzavamo una sorta di scopertura sul nostro conto corrente, chiaramente a carico Questo per farlo capire a di chi tutti ci i segue, non cittadini. sono argomenti tecnici questi, questi sono argomenti che riguardano tutti quanti noi perché significa che il comune pagava degli interessi sulle anticipazioni, soldi che poi alla fine paghiamo noi con le nostre Esatto. tasse, con tutto quello che è il No, costo, non a anche col caso, taglio dei esatto. servizi, se è il caso. Non a caso il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, per intenderci, come quando noi abbiamo un fido in banca, una scopertura, la utilizziamo ma ci paghiamo gli interessi. La stessa cosa avveniva col comune, perché? Perché non si era fatto il bilancio, quindi una responsabilità molto grave, tanto è vero che il collegio dei revisori, che poi dà il parere sulla contabilità del comune, la considerava un fattore di squilibrio. Quindi è stato un passaggio importante. Ad oggi, dopo 2 anni di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria, non solo abbiamo ricostituito la cassa del comune, ma abbiamo un fondo cassa di Ecco, 255 c'è poi il milioni tema della di euro. spesa, appunto, che è quello il tema Esatto. fondamentale del bilancio di previsione, Approvando il cioè tornare bilancio di a spendere. previsione, ripeto, io ho già portato al Consiglio Comunale il bilancio di previsione. Abbiamo approvato in giunta il preconsuntivo 2022, che credo regalerà qualche bella sorpresa ai palermitani. Sto aspettando di avere i dati definitivi del consuntivo, ma credo veramente di poter dire che col consuntivo 2022 il Comune di Palermo potrà ripartire con la spesa, con gli investimenti, illuminazione pubblica, strade, manutenzione, marciapiedi. Tutto quello che servirà per rendere Palermo una città vivibile. Allora, entriamo un po' in un tema più politico, ma fino a un certo punto. Carolina Varchi, oltre a essere vice sindaco di Palermo e segretario alla Camera, sin da quando si è insediata nel ruolo di vice sindaco, abbiamo capito subito tutti, ma non è stato un mistero, che sarebbe stato un ruolo a tempo il suo. Questo tempo è praticamente Assolutamente sì. scaduto, secondo quello che avevamo capito. Assolutamente sì, io avevo un impegno con la mia città, che era quello di rimettere le scritture contabili in pareggio e quindi rimettere il comune nella possibilità di fare gli investimenti, di partire con le assunzioni, tutte cose che nel giro di poco tempo, ormai è un orizzonte temporale che vedo nitido davanti a me, devo dire, quando mi sono insediata, visto il ritardo nell'approvazione dei bilanci, mi ero un po' scoraggiata, però posso dire che dopo un anno di duro lavoro, ormai io questo orizzonte temporale lo vedo chiaramente davanti a me e credo che sia giusto da parte mia volermi dedicare interamente al mio impegno parlamentare. Sono componente dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Naturalmente, da parlamentare del territorio, continuerò a seguire le legittime istanze della mia città, ma credo che sotto il profilo amministrativo, in un tempo non troppo lungo, potrò dare spazio ad altri. Diciamo Non il troppo lungo. rendiconto. Rendiconto 2022? Ma Il non. bilancio consolidato, il rendiconto? Qual è l'orizzonte? Ma è un orizzonte, potrebbe essere sicuramente quello del bilancio 2000-2022, ma non posso dare indicazioni temporali perché ovviamente è rimesso alla sovranità del Consiglio Comunale. Quando tutti gli atti saranno approvati, io lascerò Già c'è il spazio a lei. nome del successore. Il nome del È successore, una vabbè. valutazione che dovrà compiere il partito, non è Si una parlava di scelta Gian Piero Cannella, personale. che chiaramente, diciamo, È già in giunta sì. E Giampiero Cannella. tra l'altro la delega ai rapporti col Consiglio, quindi sarebbe, diciamo, una continuità. Sì, ma certamente Fratelli d'Italia esprimerà un altro assessore. Non È chiaro, lasceremo questo è vuoto chiaro. questo spazio in giunta. Beh, Pietro, un'altra domanda veloce perché Sì, poi è l'ultima. c'è un tema d'attualità che riguarda un tema che è molto caro al suo partito, che è quello del controllo del territorio. Ieri c'è stato questo caso che si è aperto sulla tutela delle spiagge con macchine, tendoni che sono stati installati nel lungomare in Romagnolo, ed esponenti anche di maggioranza hanno espresso delle lamentele nei confronti dell'amministrazione, denunciando, diciamo, sia una carenza di polizia municipale che una carenza di tutela e controllo del territorio, oltre, diciamo, a tutti i furti con spaccata che ci sono stati in centro. Beh, io voglio aggiungere, ti interrompo Pietro, ma Sì. voglio aggiungere che forse è ancora più importante e rilevante vedere quello che succede anche nella movida palermitana, che troppo spesso diventa veramente violenta. Chiaramente il controllo da parte delle forze dell'ordine non è una questione comunale, però è assolutamente un tema che la politica deve Allora, affrontare. il tema sicurezza è un tema che è al centro, secondo me, dell'agenda politica di tutte le grandi città. Io, ovviamente, stando a Roma, ho una panoramica complessiva e tutte le grandi città hanno questo problema. Noi abbiamo chiesto ed ottenuto, le cronache di questi giorni lo raccontano, maggiori controlli sulla movida, perché io dico sempre che la movida va difesa, le attività produttive vanno difese, però
deve essere controllato il regolare adempimento di tutte le Cioè, vanno prescrizioni. difese le La persone per movida, bene, vanno esatto. isolati i delinquenti. Questa è una cosa forse anche scontata. La movida irregolare non può essere tollerata in una città come Palermo. Non possono esserci punti, piazze, zone della città in cui qualcuno creda di poter esercitare un'attività commerciale senza rispettare le regole che invece a tutti gli altri vengono correttamente imposte. Quindi maggiori controlli sicuramente. Utilizzo anche del controllo da remoto attraverso le telecamere che siano collegate a una control room. Questo è un altro obiettivo, ma ovviamente la polizia municipale da sola non lo può fare. Questo è un dato che va trattato al tavolo per la sicurezza, gestito dal Ministero dell'Interno per il tramite della prefettura. Questo è un dato secondo me ineludibile. Quello che è chiaro da parte della nostra amministrazione è che non c'è la volontà di tollerare comportamenti che sfocino nella illegalità. Quindi la richiesta che noi facciamo al Viminale, a tutti gli organi competenti, è quella di metterci nelle condizioni di garantire il rispetto delle regole in questa città. Quello Quindi potenziare anche i reparti di polizia municipale, che fondamentalmente di a questo si sta. prescindere nel fabbisogno del personale che abbiamo approvato, si immagina un adeguamento dell'organico della polizia municipale che è veramente ridotto all'osso. Ma ripeto, non sono controlli che da solo la polizia municipale può fare. È necessario che ci sia anche una collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Abbiamo un paio di minuti e io non posso fare a meno di andare dritto verso la politica, perché da giorni, settimane, mesi si parla evidentemente di un rimpasto in giunta. Si è anche registrato, diciamolo, e non nascondiamoci dietro un dito, qualche momento di tensione fra il vice sindaco e il sindaco qualche settimana fa, o forse abbiamo percepito male questa cosa. Ma sicuramente c'è stata una mia assoluta presa di posizione sulla questione del Gay Pride, di quella manifestazione, che ovviamente io rivendico perché sono convinta di aver rappresentato al meglio non solo la mia coscienza, ma anche le istanze di tantissimi cittadini che si rivedono in Diciamo, quella è noi. la parte, la punta dell'iceberg, quella che si è vista. Forse qualche tensione si è vista, c'è stata anche un po' più sotterranea o no? No, guardi, io ho imparato a fare politica a viso aperto, quindi quando io provo disappunto o non concordo su una cosa lo dico pubblicamente. Non c'è mai nulla che io tenga per me perché ritengo che la politica debba essere anche condivisa con l'opinione pubblica. Quindi la posizione del mio partito su quello, al di là della pioggia di comunicati stampa che lo hanno ribadito, è sempre stata chiara. Era una manifestazione enormemente divisiva, fatta contro una iniziativa legislativa e dunque nella massima libertà d'espressione che va garantita a tutti, quindi nulla contro la manifestazione in sé, ma il patrocinio pubblico mi è sembrato un po' troppo. Detto questo, ci sarà o non ci sarà quella di cui si parla sempre, forse più giornalistico il tema, questo rimpasto in giunta a breve, oppure ne parliamo l'anno prossimo? Ma forse perché la mia posizione personale è un po' diversa da quella dei colleghi assessori, non considero il rimpasto, diciamo, come una priorità e credo che non lo considerino nemmeno i partiti, perché con la responsabilità che ci siamo assunti un anno fa davanti ai palermitani di fare ripartire questa città, non credo che uno o due posti in giunta possano essere un problema per qualcuno dei partiti di maggioranza, che al contrario io vedo molto compatti attorno all'azione amministrativa della giunta guidata da Roberto La Galla. Ovviamente nei 5 anni troverei fisiologico un assestamento, troverei fisiologici dei cambi, ma ecco, mi sento di dire che ogni volta che noi facciamo riunioni parliamo di bilanci partecipate, Costa Sud, parliamo di tanto che è al centro della nostra agenda, ma non di rimpasto. Bene, il tempo è praticamente finito. Grazie a Pietro Minardi, che oggi ho fatto parlare davvero Ho poco, parlato. grazie a Carolina Varchi, ma bisogna dire che ci sarebbe da dire una quantità infinita di altre cose, quindi Allora, quando sarò più libera tornerò, esatto, rinnoviamo evidentemente. l'invito e ne facciamo un'altra di queste trasmissioni perché raccontarvi quello che succede nell'amministrazione comunale è interesse di tutti e noi tendiamo a farlo. Grazie Carolina Grazie Varchi, a grazie a voi. Pietro, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Arrivederci al prossimo Talk Sicilia.